Ciao a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Prima di iniziare, sì, è la stessa maglietta dell'introduzione al Bookshelf Tour, ma semplicemente perché è lo stesso giorno e non c'ho voglia di cambiare la maglietta. Questo video è per parlarvi di un bellissimo progetto che io e altri ragazzi booktuber stiamo organizzando. Si tratta di una read-along della saga di Queste oscure materie di Philip Pullman in occasione dell'uscita del suo nuovo libro, Il libro della polvere, per il 19 di ottobre. I libri in questione della read-along saranno appunto La bussola d'oro, di cui è uscito anche un film secoli e secoli fa. Io ho appunto questa edizione qui con la copertina del film che odio. Poi L'anima sottile, ecco, copertine già un pochino più decenti, e infine Il cannocchiale d'Ambra, che è l'ultimo della trilogia. In cosa consiste una read-along? Si tratta di leggere con noi i libri, molto semplicemente. Che pirla che sono. Quindi, insomma, durante questo primo mese di agosto leggeremo La bussola d'oro, a settembre La lama sottile e infine per i primi due le prime E infine, durante le prime 2 settimane di ottobre, leggeremo Il cannocchiale d'Ambra per concludere con una live, la cui data ancora non è certa, ma sarebbe bellissimo farla il 18 di ottobre, la sera, proprio il giorno prima dell'uscita del nuovo libro. Poi comunque saranno i giorni antecedenti all'uscita del libro. Indicativamente. Quindi, insomma, si tratta di una sorta di gruppo di lettura su un'intera saga spalmato su 3 mesi. Per chi non conoscesse questa saga, vi dico brevemente la trama del primo libro. La protagonista è Lyra, una ragazzina di 11 anni che vive a Londra, ma non è la Londra che conosciamo noi. Infatti, qualsiasi essere umano è accompagnato da un daimon. Non so se avete presente la concezione socratica del daimon. Comunque, per quanto riguarda questa saga, il daimon è un animale che è inscindibilmente legato alla persona. È un legame non solo fisico, in quanto separare le due entità comporta un dolore fisico immenso, ma soprattutto mentale, legato all'anima. Uomo e Daimon sono due entità diverse, separate, ma al contempo indivisibili e necessarie l'una all'altro. Si completano caratterialmente e inoltre quella forma animale che assume il daimon fino a una certa età varia, a proprio piacimento, a seconda della necessità, e poi a una certa età si stabilizza nella forma che più rappresenta la persona in questione. Il daimon di Lyra si chiama Pantalaimon ed entrambi sono dei protagonisti eccezionali, almeno io li ricordo tali, visto che ho letto questa saga più o meno, credo, alle scuole medie e non vedo l'ora di rileggerla. È un fantasy chiaramente e già di per sé l'idea che ne sta alla base, ovvero del legame uomo-daimon, io trovo che sia sensazionale. Non ho mai letto nient'altro del genere, non vedo l'ora di rimmergermi di nuovo in questa saga. Ma oltre a questo, oltre al daimon, c'è anche dell'altro, infatti è presente la polvere. Nella luce dell'aurora boreale cade questa polvere che non si riesce bene a identificare che cosa sia. Gli uomini della discesa e quelli legati alla chiesa, che è un elemento molto importante in questa saga, continuano ad interrogarsi su cosa essa sia, che cosa rappresenti, e questo è un mistero che aleggia in tutta la trilogia. E Lyra cercherà di carpire questa verità grazie a uno strumento fantastico che è l'alethiometro, la bussola d'oro, insomma, che qui nella copertina tiene in mano. Tra parentesi, l'orso non è il suo daimon. Non è solo una semplice saga fantasy, ma già da quel che vi ho detto potrete intuire che di semplice ha ben poco, ma è un'allegoria per molti aspetti della vita umana. Ci sono veramente riflessioni molto interessanti a cui io non vedo l'ora di riapprocciarmi, perché probabilmente l'età a cui mi sono avvicinata a questa saga non era sufficiente per capire a fondo. Io spero di avervi incuriosito con queste informazioni legate alla saga di Queste oscure materie, non vedo l'ora di rileggerla perché l'ho adorata veramente tanto e voglio scoprirla di nuovo con voi. Quindi io spero che voi vogliate partecipare a questa read-along. Se sì, scrivetelo qua sotto nei commenti. Quindi ricordatevi che leggeremo un libro al mese. Ma non sono io ad aver ideato questo progetto, bensì mi ha coinvolto in questa idea sensazionale Marco Locatelli, che è un altro booktuber. Adesso poi vi lascerò tutti i contatti qua sotto nell'info box, perché scherzando su Facebook ha detto: "Oh, dai Giorgia, facciamo una read-along su Queste oscure materie". Ho detto sì, bello. Poi mi ha contattato dicendo: "Ma allora la facciamo sì o no?" E io stavo implodendo di gioia perché è una cosa veramente bellissima. Quindi, da un'idea di Marco è nata questa cosa, io ho accettato subito e poi si sono aggiunte a noi un sacco di persone, altri booktuber appunto, che adesso vi elenco subito.
spero di ricordarmeli tutti, hanno aderito al progetto. Alessia di Book Lovers Army, Franny di Franny for Thoughts, Arianna del canale Il Filo di Arianna, Giovanni di Half Book, la fantastica Ilenia Zodiaco e Valentina del canale Book Addicted. Ok, fantastico, li ho detti tutti. Quindi questo è il primo video introduttivo. Più o meno per metà settembre aspettatevi un altro video promemoria, insomma, per ricordarvi di questa read-along in cui parlerò di qualcosa legato alla saga, per quanto avrò letto fino a quel momento. E poi infine vi ricordo che ci sarà una live conclusiva di questa iniziativa, qui spero parteciperete in molti. Comunque fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se l'avete già letta, se volete rileggerlo, se vi incuriosisce. E basta, credo di aver detto tutto. No, non ho detto questo, leggete queste oscure materie e basta. Noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao!